Un invito alle comunità del Mediterraneo per incoraggiare le relazioni di amicizia e promuovere azioni dal basso in favore dei processi di pace. In un convegno a Palazzo San Giacomo, organizzato in collaborazione con l'ANCI, è partito un appello da Napoli, città mediterranea. Il punto di incontro e d'accoglienza per eccellenza lancia l'appello per la promozione della pace e della solidarietà tra città mediterranee. L'appello vuole rappresentare un primo momento di riflessione e dibattito sul tema della soluzione pacifica dei conflitti nell'area mediterranea attraverso il dialogo, la cooperazione decentrata internazionale, la sensibilizzazione dei governi e la democrazia partecipativa. A tale iniziativa potranno... Ma non ci accontentiamo però di un concetto di accoglienza che è molto a ribasso, cioè accoglienza intesa come non ti caccio, non è sufficiente. Noi non ci piace nemmeno l'idea che hanno finora messo in campo del deposito degli esseri umani. Cioè io ti prendo, ti metto in un albergo con la spesa di soldi pubblici e mi dimentico del tuo destino. Spendi soldi, crei bombe sociali, come sappiamo tutti anche nella nostra città, alla fine non fai un processo di integrazione. E noi siamo anche disposti ad accogliere di più rispetto a quello che governo e ANCI vorrebbero destinare alla città di Napoli, ma con progetti diversi, che sono progetti di integrazione in città, cioè risorse dello Stato che vengono impiegate per far sì che con progetti seri delle persone si sentano non solo accolte, ma anche con un processo di integrazione nel mondo del lavoro e della nostra società, in modo da creare delle comunità in cui sempre di più le persone si sentano abitanti, mi auguro un domani cittadini, con gli stessi diritti e gli stessi doveri. Secondo quanto emerso dal dibattito, la rete delle città e delle comunità locali può attivare processi di democrazia partecipata per attenuare i conflitti e le tensioni nell'area del Mediterraneo e aiutare la costruzione di assetti pacifici. Il convegno si è tenuto a ridosso della giornata mondiale di solidarietà per il popolo palestinese. Magari si riuscissero a mettere insieme in qualche iniziativa sindaci di diversi paesi per provare a usare non più un linguaggio di contrapposizione, ma magari un linguaggio di armonia, ponti di pace e di armonia che vanno in quella direzione. Se uno è netto e chiaro, non significa contro qualcuno. Cioè, se uno sostiene che c'è un'ingiustizia assolutamente prevalente, che c'è un popolo come quello della Palestina che non ha uno Stato, sto usando un linguaggio violento nei confronti di un altro Stato? No, sto dicendo che come comunità locale, come sindaci, proviamo a lottare per dare una mano che un giorno nel mondo ci possano stare due Stati, non la cancellazione di uno Stato per favorire due Stati che possano vivere nel rispetto reciproco, con la sicurezza, la pace, l'armonia, ognuno nella propria diversità e ognuno nella propria storia. Il professor Gallifuoco dell'Università Orientale di Napoli ha tenuto un'approfondita lezione sulla storia della Palestina e dei conflitti in quell'area del vicino Oriente nel corso del XX secolo. Già i censimenti ottomani, quello provvisorio del 1908, per conoscere il numero e l'identità degli elettori e quello definitivo del 1911, rilevava che il 90% di arabi, sia musulmani che cristiani, ma anche dell'amministrazione inglese, che un altro censimento del 1929. L'obiettivo di questo appello è di creare un forum permanente di discussione, una rete tra città che nel rispetto delle competenze legislative in materia di politica estera costituisca appunto un forum permanente per discutere sulle questioni di politica estera, quali quella che ci impegna oggi. Useremo tutti i mezzi che sono a disposizione, quelli della democrazia partecipativa dal basso, quale la promozione dei dibattiti, la promozione del dialogo, le azioni di cooperazione decentrata, le azioni di sensibilizzazione dei governi. Con questa sera quindi muoviamo un primo passo in questa direzione e speriamo che questo appello raccoglierà l'adesione di tanti sindaci.